Salve a tutti e benvenuti in questo ultimo episodio su Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Dopo aver completato la modalità storia, che vi invito a recuperare in caso non l'abbiate fatto dalla playlist in descrizione oppure nel primo commento, e per cui vi invito subito a lasciare quindi un mi piace se la serie vi è piaciuta, lasciate un mi piace al video ed iscrivetevi al canale, oggi giocheremo alla modalità arcade per la prima volta solo in totale blind run. Per i giocatori che bramano una sfida più difficile, vite e possibilità di continuare limitate e nessun progresso salvato. Questa è la classica esperienza di tipo arcade. Proviamola. Classifiche no, avvia partita. Facciamo la difficoltà normale. Eccoci. Questo possiamo anche saltarlo. Selezioniamo il nostro eroe. E a questo punto direi di prendere il nuovo che abbiamo sbloccato, Casey Jones. Ha una potenza buona, una velocità buona e una portata alta. Quindi è Donatello con una stella in più di velocità. Il che non è male. Andiamo con Casey Jones. Ehi, che c'è il telegiornale? Buonasera New York e bentornati agli sguardi di Vernon, dove ogni sguardo punta sempre lontano. Durante lo show di oggi c'è un regalo per me come ringraziamento per... Ah, che succede? Dov'è lo scontrino del regalo? È letteralmente la storia allora. È la storia, si rifà la storia. Come va New York? Interrompiamo questo programma per regalarvi un po' di caos. Ah, la Statua della Libertà sta subendo un piccolo restauro e diventerà meravigliosa. Restate sintonizzati su Il Colpo di Bebop per assistere al suo debutto. O il piede. Vela per tutti i gusti. Dobbiamo correre al canale 6. Esatto. Episodio 1, notizia mozzafiato. Sì, allora letteralmente la storia, però senza vite e senza possibilità di salvare. Cioè con vite limitate più che altro. Ok, questo allora avrebbe senso giocarsela in co-op. Avrebbe molto più senso giocarsela in co-op. Boh, bel range comunque, signor Casey Jones. Vabbè, cioè mi ha colpito con un pugno che manco lui sa da dove ha tirato fuori. Guarda lì! Ok. È classica mossa speciale come tutti gli altri. Proviamo il taunt. Ma dai, stavo facendo il taunt. Ok. Dai, saltate fuori. Lascia giù la tele. Qua avevo evitato però, eh. Ecco fatto. Quindi abbiamo 3 vite. Immagino che prendendo un personaggio più potenziato in realtà avremmo più vite. Anche per la modalità arcade. Quindi io se prendessi tipo Donatello avrei 5 vite. Va bene, cioè disintegratemi pure, mi raccomando. Ma una pizzetta non c'era in questo livello? Non ti danno le pizze? Zero pizze? Zero titoli? Dai, eccola qua la pizza. Pizza time. Va bene, cioè ti spawno addosso, però questa cosa è brutta, eh. Che ti spawni addosso. Oddio, hanno i surgelati. Ok, questi si meritano un colpo così. Ah, che botta. Ecco fatto. Sì, sì, voi venite qui. Bravi. Volevano.
fuori dallo schermo. Ok, continuiamo. Dai, avevo evitato però quel colpo. Bene. Boss fight? No, manca ancora qualcosa. Mancate voi. E poi... qui sopra posso ucciderli tutti facilmente con questo, esatto. Boom! Questi che giocano al Game Boy. Abbiamo un'altra pizza che prenderemo dopo però. Vai. Dai, non l'ho colpito. Ok. Ecco qua, pizza. E siamo arrivati al boss finale. Bebop. Cinghiale delle cattive notizie, eh. Senti, poi qua che lui tira il pugno. Poi inizia a caricare. Aia, che botta che mi ha dato. Sento che carica. Dai, mi ha colpito quell'altro. Il suo scagnozzo. Di nuovo. È giunto il momento di usare una special qua. Un'altra special. Ah, non posso, vero? Non ho. Non ho abbastanza cariche. Ah, dai, increpa tu. Ok. Rischernisco un po'. Vabbè, lo spara. E ti disintegro con la special. Bene così. Job well done. Bene così. Ed ora arriva Rocksteady. Si porta via la testa. Però non c'è Casey Jones nei filmati quando lo usi. Peccato. Episodio 2, Grande Mela. Ore 15, luogo, strade di New York. Facciamo subito anche il secondo livello. Dai, dai. Su, su, su. Che botta. Ma guarda. Ma vabbè. Qui abbiamo la pizza della potenza infinita. Fa letteralmente uccidere tutti i nemici. Fatto. Vai, venite qui fuori. C'è un idrante per voi. Senti non cadere nel tombino. Vai, disintegrati. Qui possiamo usare il cono. Dai, mi hanno colpito con la loro chiave inglese. Cos'è quella roba lì? Boomerang che torna indietro. Fuori tutti, vai, sbeffeggiamoli un po'. Ah, preso. No, lasciami andare, mostro. Ok. Qui possiamo fare così. Ecco fatto. Pizza. Questo passa, quindi facciamolo passare. Esattamente. Così uccide tutti i suoi compari. Fuori dallo schermo tu. E addio. Attenzione alle moto qui.
Vabbè, passa di nuovo, se hai il coraggio. Ecco fatto. Mi piace la spallata che dà. Vai, bravo. No, mi ha colpito quello con l'ascia. Ok, qui urge una special, eh. Ecco fatto. Ma dai però. Buon, special. Ole. Vai, sbeffeggiamoli. Ok, abbiamo una pizza di sopra. Abbiamo anche questo per uccidere loro due. Robottini di merda fuori dalle palle. Ok. E abbiamo un'altra pizza. Di energia infinita, tra l'altro. Qui possiamo usare una bella special. Dato che eravamo un po' circondati, leggermente circondati. Ok. Vai, pizza infinita. Tu prendi questo e usiamo un'altra special. Tanto abbiamo energia infinita. Anche qui. Ole. Vai, sbeffeggiamo un po'. Qui dovrebbe esserci il boss, giusto? Eccolo. Rocksteady. Rinoceronte roboante. Eccolo che spara le sue cazzate qua di munizioni, bombe. Io qua sfrutto la mia special. Aia, che botta. Basta sparare bombe in giro. Ah, cacchio, ora si mette a fare pure sta roba. E basta andare qui sotto. Possiamo legnarlo. Dai però, volevo saltare. Non si stordisce più ad un certo punto, eh. Cioè, potete colpirlo quanto volete, ma ok, morto. E non abbiamo ancora perso una vita. Episodio 2 è terminato. Vai, proseguiamo con l'episodio 3, per cui possiamo anche saltare, cioè, sti cazzi. Mutanti a Broadway. Andiamo, andiamo. È vero che questo era un livello con gli overboard. Che schifo questi livelli. Quanto li odio. Quanto mi fa anche cagare questi livelli con l'overboard. Delle merde proprio. Guarda. Ma che schifo. Guarda, se li colpisci, ma comunque ti uccidono loro. Anche questa cosa dell'attacco in salto a me non è mai piaciuta. Cioè, quando insieme fate l'attacco in salto, vincono loro. Boh, cioè, si capisce perché. Questi conviene proprio evitarli. Esattamente. Che botta che mi ha dato. Via. Ok. Facile. Vai, sbeffeggiamo un po' nel frattempo, tanto questi non ci colpiscono. Poi qui ci sono, arrivano le auto. Basta fare un po' di zigzag. Mannaggia me. Mannaggia me, davvero. Ecco che arrivano le moto. Vabbè, queste sono facilissime da buttare giù. Ecco qua. Botta. Ah, mi sta bene. Eccoli che arrivano per attaccarmi. I robottini. Ma che davvero conviene lasciarli andare, eh? Vabbè, pure sta cosa che non mi piace minimamente. Aia. Quando praticamente li tocchi ti fanno danno. Cioè, questa cosa non ha senso.
E attenti ai robottini. E se non perdo una vita qua, tanta roba, eh. È uno dei livelli più brutti che abbiano fatto. Ancora, vedete? Quando fate l'attacco e il salto insieme, vincono loro. Non si sa perché. Ma qua urge una special perché stavo per crepare male. Anche qui urgerebbe una special. Però posso semplicemente saltare. Pizza, vai, grazie. Sbeffeggiamoli. Ok, qui si va di montante pesante. Ecco fatto. Perfetto. Altro montante. E li seguiamo. Robottini. Aia, che botta. Ok. Via. Eccone altri, vabbè. Colpitemi di più, mi raccomando, eh. Robottini infami. Crepa. Ole. Boss fight? Siamo arrivati alla boss fight? Sì. E questa boss fight è tosta. È tosta perché è fatta male in realtà, non perché sia difficile in sé. Vediamo cosa fanno. Ok, colpo così a tradimento. Ecco che arrivano con le bombe. Noi dobbiamo tirare un colpetto e andarcene. Altrimenti ci distruggono le loro bombe. Poi arriva questo che fa il colpo a tradimento. Sto infame. Eccolo che partono. Niente, ho provato ad evitarlo, ma non ce l'ho fatta. Altro colpo a tradimento. Che bello essere colpiti così, vero? E tu li eviti pure i colpi, ma tanto loro ti colpiscono. Guarda, colpo a tradimento. Eccolo che parte. Ok, forse sono riuscito ad evitarlo. Una buona volta. Bombe. Poi dura un casino sta boss fight perché non li puoi mai colpire. Devi sempre stare attento perché è quello che parte con il colpo a tradimento. Guarda, i colpi normali li eviti tutti. Il colpo a tradimento no, è quello che parte. Bravo, bravo, vieni su ora. Ok. Aia, che botta. Me l'aspettavo subito le bombe. Sa che qua una vita si perde, ragazzi. Sa che qui una vita la si perde. Ok. Ora non bisogna crepare qui. Stai giù, bravo. Ok. Sono le bombe. Infatti arrivano subito le bombe. Eccole. Ultima bomba. Bravo. Ora provo a colpirvi un po'. E non ci credo. Non ci credo, l'ha evitato. Non ci credo. Ultra bomba. No, dai. No, basta. Ok, distrutto senza perdere una vita. Che culo. Che culo. Beh, però mi aveva anche mangiato una special, c'è da dire quello. Mi aveva mangiato una special. Ok, Shredder è incazzato. Ed ora bisognerà combattere insieme Bebop e Rocksteady. Zuffa allo zoo. Perfetto.
Vai, comparite. Che botta. Ok. Ma quando è che salgo di livello con sto coso, no? Giusto per capire. Per darmi una nuova barra dell'abilità lì. La perga una inizia a essere un po' poca, eh. A questi. Ok. Vai, qui facciamoci uno special e non pensiamoci più. Tanto poi ci ricarichiamo. Un'altra special. Attenzione, qui facciamoci una special. No, dai, però il colpo d'arco così a tradimento. Pure questi che salta fuori dal tombino a tradimento, è infami. No, volevo fare una special, ma non avevo l'energia. Ok, mi servirebbe una pizza, eccola lì, perfetto. Capita a fagiolo questa pizza. Ok, fuori dalle palle arcieri. Questi sono 10 punti. Attenzione. No, mi hanno colpito alla fine. Vai, è andato fuori dalle palle. Dai! Che rabbia le prese. Eccoli di nuovo. Fuori dalle palle tutti, va. Niente, questo continua a prendermi. Vai. Prega niente. Annullato la loro trappola ambientale con la mia special. Eppure qui. Dai però, che merda che mi sponi addosso. Oh, allora? Mi sto attaccando da dietro, non per dire però. Ok. Sbeffeggiamoli un po'. È stato preso? Andiamo. Perfetto, una bella pizza. Io qui per non rischiare. Niente, mi hanno comunque colpito. Due volte, tra l'altro. Fuori dalle palle voi. Ricarichiamoci. Dai però, ho saltato male. Eccoci, boss fight. Sì. Con poca vita però. Quello è un problema. Questi due non mi ricordo manco come si chiamano. Ground Chuck e Dirty Bag. Ok. Ahia, è questo che si mette ad andare in giro così. Ahia. Oh, cosa?
Vai. Ahia, qua perdo. Sì, qua ho perso una vita. Vabbè, ma ci sono arrivato con mezza vita, però, questa boss fight. Tra l'altro, boss fight con due, quindi è ancora più difficile. Vabbè, mi colpiscono a tradimento così. Poi cadi dentro. Madò, che rabbia. La prima volta che l'ho fatto, questa boss fight era molto più facile, comunque. Guarda. Questo va sotto. Questo si mette a sparare così. Ok, questo è morto. Ora che c'è solo lui dovrebbe essere più facile. Molto più facile. Vabbè. Va. E questi. L'unico modo che ho per evitarli è stare letteralmente fermo. Vabbè. Dai, crepa. Ok, abbiamo perso una vita. Peccato in questa boss fight perché in realtà non era così difficile. E continuiamo. Il problema è che non so se sta salendo di livello Casey Jones. Ok. Perché a questo punto dovrebbe essere tipo almeno a livello 2 o 3. Quindi avere una vita in più, avere una barra di energia in più, avere qualche mossa in più. Ma a quanto pare no. Vabbè. Non volevo manco prenderlo e quello. Questi possono distruggere, vero? Sì. Anche questo. Esatto. Distributore di Coca-Cola. E sotto c'è il treno che passa. Questo è impossibile da evitare. Oh, quelli li passo sopra un treno e non crepano. Va bene. E qua special assolutamente. Cosa mi ha colpito? Dai, però. Merda. Pronzi. Guarda, attiviamo questo e scappiamo. Ok. Poi siamo già al massimo, sì. Sono andato. Ok. Oh sì. Qua attenti. Come arrivano questi che sparano cazzate. Ok, siamo arrivati a 100, 100 colpi di colpi. Andiamo avanti. Riusciamo, manteniamola questo combo di colpi. No, non volevo prendere la pizza, mannaggia. Ok, 160 colpi, buono. Non ci credo. L'ho persa per un danno ambientale di merda. Devo rimanere qui sotto. Vabbè, l'avrei persa in ogni caso adesso, quindi ai 250 colpi non ci sarei arrivato. Iniziate ad essere un po' troppi a voi, cani di merda. Vabbè, dai, però. Mi stavo attaccando. Ecco, fatto, crepa. Riprendiamoci un po', bene. Una pizzetta qui sarebbe, farebbe comodo, eh.
sarebbe decisamente comodo. Eccola. Che odio, chi siete voi? Fuori tutti, va. Poi ricarichiamoci. Siamo arrivati alla boss fight? Sì. Boss fight anche del quinto livello o quinto episodio. Re dei topi. Eccolo che va qui sopra. Poi qui è impossibile da colpire. E devo stare attento ai topi. Ok, l'ho colpito un po'. Dai, però. No. Mannaggia. Oh, basta. Crepa un po'. È qua un casino, eh. Dannato. No. Ok, vai. Vabbè, non ci credo. Subito mi è arrivato addosso il topo. La crepa. Niente, oh. Topastri ti arrivano addosso subito. Perlomeno crepo se... Cioè, uccido il boss senza perdere nessuna vita. Ottimo. Abbiamo ancora 4 vite. Dai, eh. Ok, episodio 6. Il centro commerciale di cristallo. Il crollo del centro commerciale. Qui c'è tempesta. Ecco fatto e si va. Vabbè. Possibili da evitare quelli. Questi che fanno la pausa pranzo. Guarda lì. Va bene, cioè. Impossibile da prevedere quella cosa. Però arriva comunque. Dove cade ora? Qua. Ok. Di nuovo. Arriva addosso senza che tu possa prevederlo o far niente. Ok. Vai, distrutti con il carrello della spesa. E andiamo su. Anche qui, carrellone della spesa. Perfetto. Pizza, ottimo. Questi sono pericolosissimi. E l'unico attacco veramente efficace è la scivolata contro di loro. Oppure una bella special. E chi si è visto, si è visto. Via. Vai, potenziamoci. Infame. Vabbè, fa pure la combo questo. Qui dietro c'era il tizio da salvare. Scivolata. E un'altra scivolata. No, ho detto un'altra scivolata. Mannaggia però quanta vita ho perso. Ok. Io avrei dovuto ucciderli entrambi con il carrello della spesa però. Che a certe volte riesce anche a colpirli in maniera strana. In maniera fortunosa più che altro. Qui stavo per fare la scivolata che lo avrebbe ucciso.
Dai, ora mi serve una pizzettina, eh. Fate i bravi, datemi una pizzettina. No, mi danno questo. Che è peggio di una pizza, molto peggio. Qui devo per forza eliminarli tutti con uno special. Eccola la pizza. Ora c'è una zanzara che mi sta divorando. Dove cade? Qui. Vabbè, dai, però. Ok. Madò, sta zanzara. Perché loro sono stronze e ne approfittano quando tu stai giocando che non puoi ribellarti perché c'hai le mani sul controller e ti fottono così. Questo cos'è, un sushi? Oh, crepa. Altri canetti elettronici qui. Ecco, eliminiamo questo che è più pericoloso dei cani. Ecco fatto. E siamo arrivati al boss finale. Tempestra. La dama dei giochi. Ma dei giochi che si prende anche un bel po' di botte. È vero che lei evoca sti cosi. Però vanno giù abbastanza facilmente da quello che ricordo. Vabbè, sto perdendo invece un sacco di vita per niente. Infatti. Eccola che poi ritorna, rievoca. Questo fa quelle cose lì con il rutto che stunnano. Se sei andato addosso ti stunna. E devo stare attento qua perché ogni volta. Infatti, vedete? Poi ti colpisce. Ok, direi di attivare uno special qui e farne un bordello di danno. E mentre lei evoca, noi sbeffeggiamo. No, dai, non è partito lo sbeffeggio. Niente, mi sa che qua la partita la perdiamo, eh. Non è partito quello sbeffeggio che sarebbe stato fondamentale. Facciamolo ora. Perfetto. Con il quale possiamo eliminare questa. Ok, perfetto. Abbiamo guadagnato anche una vita. Bene così. E anche Tempestra ci ha lasciato. Episodio 6 terminato. Eccoli che prendono il corpo e se ne vanno. Il corpo di Krang. Rettili sui tetti, episodio 7. Comunque lungo da far, cioè, lunghetto da farselo tutto tirato, eh. E qui bisogna stare attenti. Ok, saltare, ma non ce l'ho fatta. Ok. Questa posso usarla? Sì che posso usarla. Va bene. Oltre al danno pure la beffa. Poi bisogna stare attenti perché cade sto coso, attenti. Eccolo. E dai, facciamo una special qua e liberiamoci di tutta sta marmaglia. Ecco fatto. Ricarichiamoci. No, volevo saltare. Pizza. Qualcuno l'ho colpito. Ok. Bene. Arcieri? No, dai. Il tiro a palombella hanno fatto. Di nuovo arcieri. Ma no, vi porto via tutti, fie. Arcieri del cazzo. Ok. Ascensore. Pizza energia infinita. Vediamo di usarla dopo, magari.
Adesso non riesco a distruggerlo. Ok, usiamolo ora. Ciao. Niente, perdo comunque vita anche se l'energia è infinita, è assurdo. Distruggiamo tutto e tutti. Con l'energia infinita. Ecco qua. Oh. Non è andato male questa volta sull'ascensore, eh? Eccoli. Che merda questo. Guarda, fate così. Questi nemici qui li odio. Mi hanno tolto un sacco di vita solo loro. Ecco, infatti, datemi un po' di pizza, va. Vabbè. Va bene. Sbeffeggiamoli. Ecco fatto. Dai, però stavo saltando. Ah, qui urge un po' di special. Ok, lui è andato sotto. Vai, cadi giù anche tu. Da bravo. Vabbè. Ok. C'è un modo di ucciderti? Grazie. Vale. Che botta. Qui bisogna usare uno special. Tre di loro, addio, special. Me la chiamano. Ecco fatto. Pizza, ottimo. Ma dai però, questi tiri a palombella che non mi aspetto mai. Eccoci, boss. Bebop e Rocksteady insieme. Migliori amici, peggiori problemi. Aia. Ah, si sono scontrate vicenda? Ah, che botta. Volevo saltare qua, ma non ce l'ho fatta. Se riuscissero ad avvicinarsi, li userei addosso una bella combo. Una bella special che ho pronta per loro. Eccoli. Madò, quanto danno gli ho fatto. Aia, però anche loro a me, eh. Niente. Continua a crepare male. Ok, vai. Sbeffeggiamoli. Qui dovrei essere al sicuro. No, mi hanno colpito comunque. Dai, ho tutte e due a pochissima vita, sono rimasti. Volevo saltare, ma non ce l'ho fatta. Guardali. Guardali. Mostri. Ok, questo è morto. Almeno uno è andato. Ecco che spara l'impazzata. E mo ci lascia pure lui, vero? Mo ci lascia pure tu. Ok. E non abbiamo perso nessuna vita nemmeno qui. Questa sarà l'ultima volta che combatteremo contro Rocksteady e Bebop, mi sembra. Ok. Livello con l'overboard questo. L'ultimo però livello con l'overboard, per fortuna. Ah, è già iniziato. Ecco fatto. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vabbè, vabbè. Ok. Ora arrivano gli ostacoli. E arrivano anche le merde. Volevo semplicemente saltare per evitare l'ostacolo, ma loro non sono d'accordo. Guarda come mi prendono. Via. Via. Via.
Aia, che botta. Mi sa che in questo livello un paio di vite le perdo, eh. Guarda che stronzi, tra l'altro. No! Non posso sbeffeggiare a caso in questo livello, perché se arriva un ostacolo poi sono morto. Vi prego, datemi una pizza. Guarda, mi stanno distruggendo. Mi servirebbe proprio una pizza. Servirebbe una pizza, una pizza, una pizza, ragazzi, una pizza. Per favore. Oh sì. Si gode. Devo tirarlo fuori dallo schermo, quello. Ok. Ecco che arrivano ostacoli. No, arrivano missili ora. Iniziano a bombardarci con i missili. Aia. Ecco che arrivano sti stronzi. Ecco fatto, va crepa. Olè. Boss fight? Finale? Siamo arrivati? Pizza? Mi sa di sì, eh. No, manca ancora un po'. Qui si può fare spawn kill pesante. Ecco fatto. Vai, altro spawn kill. Oh, crepa. Vai. Ah, che botta, missili, ma fami. Ok. Pizza, e qui mi sa che siamo arrivati davvero alla fine del livello dell'overboard, eh. Eh sì. Dai, eh. Compari. Eccolo. Lui come si chiama? Wingbat? Wingnut, ok. Oh, merda. È vero che questo si comportava così. Devi imparare un po' il pattern per evitarlo. Basta sparare missili, mostro. Vabbè, però se me lo fai anche con loro nel mezzo, devo stronzo, eh. Perché devo cercare di uccidere loro. In più te, basta. Special. Ma arrivano pure i missili, cioè buonanotte. Ok. Ti sbeffeggio un pochettino. Per riprendermi la special. Ok, qui bisogna evitare i missili, assolutamente. Ma posso saltarli per evitarli? Ma se posso saltarli, che cazzata, ma scusa. Ti vieni qua un secondo, va. Facciamo due parole io e te. Facciamo due paroline, eh. Olè, via. E di perdere una vita contro di te davvero non ho proprio voglia. Bene, bene. Episodio 8 terminato. Ok. Crisi a Coney Island. Episodio 9. Bene, bene, bene. Eccoli le ventose, oddio. Questo livello l'ho fatto con April. Questo livello qua con il Capitan Ventosa. Venite su, per favore. Grazie. Oh, crepate. Ole. Via. Facciamo morire tutti sti Capitan Ventosa qua di merda.
Hai sushi? Andiamo. Oh, attento. Mi fai male, con quello. Vai, voi crepate così. Allora, queste sono proprio delle pippe. Aia. Dannati. Dannate travi. Ah, qua. Special e addio. No, mostri. Ole. Botta che mi ha mandato stavolta. No, il cestino. Chissà cosa c'era dentro. Là c'è una pizza power. Direi di prenderla immediatamente. Ole. Bella lì. Bene così. Questo è tosto, eh. Ogni volta che lo colpite fa questa cosa, quindi conviene proprio andare lì, prenderlo e buttarlo fuori dallo schermo. Ecco fatto, non bisogna dargli tregua a questi. Eccolo. Vabbè, va pure fuori dallo schermo poi, quindi valutate voi. Oh, un po' scorretto questo tipo. Ah, che botta. Ok, pizza, ottimo. Guardalo, merda. Vabbè, però, che mi colpite con la ventosa corpo a corpo, cioè, proprio da merda, eh. E vai, tu crepi. Vai, tu crepa così. Ah, che botta la ventosa. Ma come può farmare una ventosa? Ma scusa. Ah, è vero, qua si può vincere. Era questo, vero? Era questo qui. Sì. Ok, gli altri evito di distruggerli, tanto è inutile. Vabbè, però. Dai, via tutti sti robot di merda. Ok. Senti le travi lì. Vabbè, questo va fuori dallo schermo pur di risultare intoccabile, sta merda. Ok. Ah, eccolo dove era il tizio. Va bene, sei tornato. E c'è la boss fight. La boss fight con così poca vita. Male. Leatherhead. Però non me lo ricordo troppo difficile questo, a dire la verità. Vediamo un po' cosa fa. Ah, è vero. Non è troppo difficile questo, in realtà. E poi si fa male da solo, vabbè. Dai, basta. Famella. Dai però. Che merda. Ok. Ora servirebbe una pizza. Eccola qui. Dai. Che merda. Cioè, mi ha buttato la pizza sul suo tombino. Io come un pirla ci sono andato sopra tutto contento. Per poi prendermi lui in faccia. Ah. Ehi, dai, basta. Quando poi diventano impossibili da stordire, diventa un po' difficile la cosa, eh? Ecco fatto. È morto con il suo stesso barile, va bene. Con le rane dietro che ci lanciavano i barili. Le rane sono le vere... i veri eroi. Le vere eroine di questa storia, le rane. Le rane verdi mutanti.
Ok, episodio 10. Qualche vita allentata. Luogo Silicon Alley. Quante vite ho? 6. Ok. Robot devono essere eliminati subito. Perché sono stronzissimi. Aia. Che culo. Ho tirato giù una delle moto senza nemmeno volerlo. Andiamo avanti. Oh, attento qua. Dai, però, che stupido che sono. Vabbè. Ok. Ah, lì si erano le sorpresine, eh. Cani di merda. Vabbè, qua, guardate, faccio così. Frega niente, via tutti. Olè. Dai, moto arriva. Bravo. Non ci potenziamo. Che cosa c'è? 10 punti. Ok. Attenti, attenti che bombardano. Vabbè, io ero fuori da quella cosa però, eh. Una pizzettina? Is possible? Grazie. Attenti alle moto. Sono tirate giù subito. Oh no, sto coso. Vabbè. Avevo evitato, ma a quanto pare li avevo evitato dentro. Ecco fatto. Siete durati tanto senza con la mia special, eh? Merde. Merde di cani di merda. Guarda lì. Ecco fatto, vai, ripotenziamoci. Distruggiamo un po' tutto qui. Dovrebbero esserci delle sorpresine. Quello dove è andato? Qua serve fare una cosa del genere. Iniziano ad essere un po' troppi nemici potenti qui. Cioè potenti no, però. Ecco fatto. Pensiamoci. Va bene. Fuori cani. Epa. Botta. Botta per due. Ok. Sei andato un po' fuori dallo schermo, bro. Per favore torna. Dai, però eri morto. Che palle. Oh. Ah, tra l'altro muore e può spawnare i due canietti lui. Simpatico, eh. Ok, andiamo. Questa parte è davvero odiosa. Se tu spara le bombette. Fuori tutti. Vai, pizza power, ottimo. Fuori, fuori dalle palle tutti. Vado. Ok. Ora mi servirebbe una pizza, a dir la verità, eh. Niente, oh. Sapevo dove andare, sinceramente. No, dai. Dai, non voglio perdere una vita così in maniera stupida. Datemi una pizza. Ma questo che fa spawnare i cani. No, dai, ho davvero perso una vita qui. Non ci posso credere. Quando poi avevo la special da usare, quindi... Proprio da polli. Da... Polli giganti. Vabbè.
Questo mentre lo attacchi ti mangia. Questo non va, cioè non dovrebbe accadere, eh. E se tu stai attaccando un tipo non è che quello può mangiarti, scusa. Guarda, guarda dove era la pizza. Sicuramente era qui la pizza. Volete vedere che era qui da qualche parte? Ok, non era qui. Forse sarei morto lo stesso, però insomma. Questo è morto. Dai, cani di merda. Ok. Andiamo. Era qui la pizza. Mannaggia, ho perso una vita in questo livello. Contro un Metalhead ora. Che non mi ricordo, è troppo difficile come boss fight. Adesso vedete che mi sdruma, eh. Ve lo loopa questa cosa. Devo solo stare attento. È vero, poi distrugge tutto con i missili. Aia, vabbè. Non è che posso però sempre attaccare così, scusa, altrimenti quando è che attacco io? Eccolo che parte con i missili. E devo spedirli contro questo. E la smette. Eccolo che fa questa cosa. Vabbè, però insomma, stavo attaccando l'altro io. Eccolo. Eccolo che parte con i missili. Noi uccidiamo anche i cani, però nel frattempo. Poi tiriamoli contro il suo missile. Dai. Non è andato, non ha funzionato. Qua serve una special. Non ci credo. L'ha mangiata. Mi ha mangiato la special. Metalhead di merda. E niente, qua morirò. Qua morirò perché senza special. Infatti. Dai, due vite perse in questo livello. Io non ci posso credere. Due vite perse in questo livello, che tra l'altro è uno dei più semplici. Dov'è il missile? Ah, qui. Eccolo. Anche come boss fight questo non è difficile. Insomma. Due vite perse al decimo livello. Contando che sono 16 i livelli. Ricordiamolo. Ok. E qui ci sono le gambe di Krang. Museo di Storia Naturale, episodio 11, Fuggi Fuggi Preistorico. Ok. E comunque il fatto che tu non possa mettere in pausa è proprio anacronistico in una maniera assurda, eh. C'è il motivo per cui anche Returnal era stato criticato, non so se ve lo ricordate, quel gioco in esclusiva per PlayStation 5, in cui non potevi mettere in pausa. Non potevi cambiare gioco, cioè altrimenti ti si annullava la partita. Una delle cose più stupide che avessero mai concepito, sinceramente. Proprio anacronistico, tanto, tanto anacronistico. Perché comunque se la gente andava in sala giochi e diceva, vabbè, ci rimango 3 ore, ci rimango tutta la serata, insomma, non è che se inizio una partita poi dico no, devo andarmene. Rimango qui e gioco. Però diciamo che si è un po' evoluto il gaming. Eccoli. No, ma perché è andato? Vabbè. Spawnate. Così vi distruggo con il leggio qui. Vai. Crepa. Ah, lo scudo, eh. Beh, non sei molto forte senza il tuo scudo. Hai comunque un cannone gigante, cioè voglio dire, però. Vabbè, è impossibile evitarlo. Ok, proseguiamo. Tiriamo questo. Pizza, ottimo.
Qui special. Ok. E poi ricarichiamoci. Sì, tra l'altro dovrei essere anche ad un livello più alto con il personaggio. Non so se a questo punto non contano proprio i livelli che avete acquisito nella storia. Oppure se tipo in realtà devi perdere per poi ottenere i livelli. Quindi sarebbe una cosa stupida anche questa. Vai, disintegriamoli questi. Ok. Facciamo così qui. Viene arrivato pure un terzo che si è unito alla festa e è morto subito. Ok, via, pure voi. Ok. Bene, qui abbiamo un altro legio. Con chi lo dobbiamo usare? Con voi. E non è servito a nulla. No, stavo per usare lo special. Ti mi avrebbe parato anche da quel colpo. Oltre ad uccidere tutti questi nemici. Ok. Ricarichiamoci. Ok, qui andiamo qui e usiamo la special. Ecco fatto. Pizza infinita? Vai. Cioè, potenza infinita, quindi posso usare special a raffica. Ok. C'è qualcuno che ha continuato a rimbalzare fino all'infinito lì, poveretto. Qui ci possiamo anche curare con una bella pizza. Ed ecco la boss fight. Captain Zorax, il terrore di Tricerato, Polandia, boh. Aia. Dai però, non puoi colpirmi a tradimento così. Vabbè, allora. Vai, prendi. Olè, crepa. Sì, questa me la ricordavo che è una boss fight facile, eh. Questa sì. Perfetto. Però dobbiamo guadagnare vite. Altrimenti la vedo dura arrivare alla fine della... dell'arcade. Io non volo, episodio 12, laboratorio segreto. Eccoci qui. Altri Capitan Ventosa che subito ci colpiscono. Ma vabbè. Vabbè, allora, dai, oh. No, via i cani, via i cani. Subito special. Via, non voglio sapere nulla. Ecco, fatto. Mi potenzio di nuovo. Con voi, special. Subito. Via. Va bene. Ok. Perfetto, vai. Ricarichiamoci con l'altra special. Questi ninja qui con la sciabola sono tosti, eh. Attenzione a non andare contro l'elettricità qui. Ok, qua urge una special. Portiamo via tutti loro. E questi invece facilmente li ammazziamo in questo modo. Andiamo avanti. Qui come posso uccidere con questo? Voi. Voi merde, fuori dalle palle, Capitan Ventosa. Arrivano altri cani. Vabbè dai, ma faccio manco tempo ad attaccarti che ti prendono, ma scusa. Ok, qui posso fare così. Ok. Eccoli, Capitan Ventosa. Vai, spara, bravo. Andiamo avanti. Oddio, questi. Meglio far così, guarda. E poi una special, via, fuori tutti. Fuori tutti con la special. Ricarichiamoci, lì c'è una pizza, ottimo. Qui bisogna stare attenti a questi perché quando ruotano vi fanno danno. Ok,
noi eliminiamo prima questi nemici. Poi questo con la sciabola. Immediatamente appena arrivano così non possono far nulla. Mannaggia me, non sono riuscito a eliminarlo. Però finché sta di sopra si farà danno da solo. Bene così. Guardi tutti e due quelli con la sciabola. Sono pericolosissimi. Questi con la chiave inglese sono riusciti a uccidermi. A colpirmi. Senza senso. Vai, saltate in aria voi. Ok, no, voi guarda, special e fuori dalle palle. Perché avete già rotto tre quarti. Dai, volevo saltarlo quello però. Niente. Ok, ricarichiamoci. Da poco spero arrivi una pizza. Eccoci qua. Ricarichiamoci di nuovo. Oh no, questa parte. Tipo impossibile. Ok, invece no, era molto più facile di quello che pensassi. Qui c'è una pizza, direi di usarla dopo però. Prima ammazziamo il Capitan Ventosa. E i robot. Va bene, va bene. Perfetto. Ora prendiamoci la pizza e special. Ecco fatto. Ah, un altro cane. Vabbè, ma dai, ma non posso... Ma non possono colpirti così subito, altrimenti non ha senso, scusa. Ok, eliminiamo il robot. Olè. E abbiamo anche un'altra special da usare. Sicuramente non sui Capitan Ventosa. Ma su questi magari sì. Mannaggia, potevo eliminarli in maniera molto più semplice. Ok. Epa. Altri Capitan Ventosa. Ok, crepati tutti. Poi, guarda, faccio così. E ci rivediamo un'altra volta, eh. Bravi. Ok. Energia infinita? Bene. Sfruttiamola. Cioè, se non si sfrutta la pizza infinita qui. E questi devono essere storditi. E a questo punto devi usare uno special contro di loro. E addio. Senti, qua si sta troppo tempo a uccidere questi tizi. Pizza e boss fight. Contro Baxter Stockman, svolazzatore matto mutante. Oh, matto questo, eh. Guardalo, guardalo come matto. Questo matto mutante picchia, perché picchia, però non mi sembra troppo resistente. Cioè, lo sto martoriando. Vabbè, dai, però, questa cosa non vale. Tu sei scorretto se fai questa cosa, quindi ti becchi una special in faccia. Ah, è vero che faceva questa cosa qua lui. Cacchio, tosta. E poi devi saltarne, in realtà. La cosa ideale è saltarne. Ok. Aia, che botta. Guarda, prendi una special in faccia. Non ci credo, me l'ha mangiata un po'. Vieni qua. Oh, colpiscilo. Oh. You no good ninja. Ed anche Baxter Stockman ci ha lasciato. Però Krang nel frattempo è completo. Ora tocca l'episodio 12. Vabbè, qua possiamo saltare. No, episodio 13. Nuovo tecnodromo. Luogo Bellerophon. Ok.
Qui inizia a essere tosta la faccenda, eh. Arrivano anche sti dinami tardi qua che sono tosti. E infatti arrivano anche gli uomini di pietra, che quando caricano sono micidiali. Poi appunto. Però se si riesce a non farli ricaricare, sono abbastanza semplici da tirare giù. Due combo complete e vanno giù. No, volevo saltarlo quello. Mi hanno già tolto un casino di vita, eh. Però quando caricano sono micidiali. Meglio eliminare i dinamitardi. E qui usare uno special. Frega niente. Ricarico e andiamo. Usiamo le special appena possiamo. Dai però, merda. Quando caricano niente, sono impossibili da evitare. Se stai nel frattempo facendo una combo. Quindi boh, guardate. Mi sa che qua si perde una vita, eh. Se non c'è una pizza nel prossimo stage, si perde una vita. Ti prego dammi una pizza. No, ciao. Uso la special qui. E infatti... Eccoli, eccoli che arrivano. Eccolo che arriva. Ok. Ero già carico al massimo. Ti prego dammi una pizza. Ti prego dammi una pizza. No, non mi dà una pizza. Eccoli che arrivano. Eccoli che caricano. E niente, ho perso. Perso la vita. Perché questi qui, quando caricano, sono impossibili da trattare. Poi tra l'altro tirano pure bombe. Oh, questo almeno è morto. Niente. Ho provato ad evitarlo, ma non fa letteralmente a tempo certe volte ad evitarle. Ok. Buono, crepa e andiamo. Questi devono essere eliminati subito. Non devi dare il tempo di reagire proprio. Devono essere storditi. Forse così? No. Devi proprio fargli una full combo in faccia a questi robot. Per eliminarli. Ok, venite qua, caricate. No, basta con le bombe. Ok. Vabbè, ti avvicini e vieni colpito. Ok. Andiamo avanti, attenzione, qui abbiamo uno special. Prega niente, qui abbiamo uno special. E anche qui dobbiamo eliminare questo robottino. Vamos. Qua è tosta, eh. Vai, ricarichiamoci. Via. Che stava caricando, via, che stavi caricando, via, che stava caricando, via, che va carica. Ecco che carica. Aia, botta. È eliminato pure lui. Questi direi di usare una special. Dato che sono davvero fastidiosi. E su di voi li devo prendere a pugnazzi fortissimo. Ok. Pure loro, eh. Via. Che carica. Via che carica. Devi tenere costantemente sotto controllo anche l'altro. Ok. Eccoli che arrivano. Va bene, mi prendo la pizza, va bene. Perché tanto qui ora si usano special. Esattamente. E si finisce l'ascensore. Oh no, è vero che arrivava il boss. Mannaggia. General Trag. Cos'è che faceva questo? Ah sì. Sai che qua si perde una vita, eh. Perché non ho nemmeno la special pronta. E non riuscirò a ricaricarla con questo boss. Guardate quanto danno fa.
Una special questo si disintegra, cioè. Peccato che non ce l'abbiamo. Via. Mi ha dato delle botte assurde sto tipo. Devo riuscire a caricarmi una special, altrimenti qua è un problema. No, niente. Ok, forse riesco. Ok. Buono. Ok, distrutto. Ma questa non è la fine del livello. Questo ti frega in questo capitolo. Non è questa la fine del livello. Però per il momento tirano una pizza. Ok. Vabbè, che botte da orbi però. Va bene. Niente, questi robottini sono infamissimi. Guardate. Non capisco come debba effettivamente affrontarli qualcuno. Se non con una special, tipo in faccia, così. Perché è l'unico modo. Ok. Mi hanno dato la vita, ho già perso tutta gli HP. E qui devo usare un'altra special, perché questi sono temibili. Ok, qui invece me la sono cavata bene. Vai, ricarichiamoci. Anche se mancava uno sputo in realtà. Non così tanto. Che botte. No. No, dai. Niente. Oh. Ok, eliminato. Ti prego, salta anche tu, bravo. Ma non ci credo, dai, devi saltare. Cioè, devi rimanere stunnato un po'. Ok, bravo. Crepa, va. Rimani lì che crepi. Io intanto mi potenzio. E faccio così. Non voglio correre rischi, guarda. Mi potenzio di nuovo. E andiamo. Questo sta giocando con una racchettina del ping pong. E mi ha colpito, cioè manco lui sa come. Per fortuna mi sono preso una pizza. Vabbè, qua. Facciamo così, guarda. Crepate tutti. Olè. Robottini di merda. Ok, se ce n'è solo uno è fattibile. Poi, boh, scompaiono. Guarda. Io non capisco davvero come qualcuno debba fare. E l'unico modo che ho trovato è questo, colpirli così a tradimento. Ahia, qui è un problema, eh. No, qui perdo. Che perdo un'altra vita. Non è che c'è una pizza lì? Una pizza power? Esatto. Infatti mi sembrava strano ci fossero tutti questi nemici e non una pizza power. Ok. Siamo già al massimo, bene. Difficilissimo questo livello, il più difficile. Ok, boss fight. Boss fight con una special e meno di metà vita. Questa tra l'altro mi ricordo essere una boss abbastanza difficile. Chromedome. Ah, è vero, che non posso colpirlo ora. Devo colpirlo adesso, devo mandargli contro qualcuno di questi. Vai. Ecco fatto, ed ora special. Però senza vita. Letteralmente impossibile. Qui una vita la devo perdere per forza. Devo spedirlo contro, bravo. Ok. E qui posso tirargli una combo. Poi devo evitarlo. Aia. Vai. Contro di nuovo. Vai, ricarico la special in questo momento. Vai, vai, vai su, vai su. Bravo. Poi, vabbè, però... Vai contro di lui. Continua a perdere un sacco di vita comunque. Eccolo, eccolo. L'avevo quasi predittato, eh. Cioè, l'avevo quasi mandato su appena prima che arrivasse. Ok.
Al prossimo lo uccido, sperando di non morire prima. Aia, aia. Aia, ma dai. Ma dai, perdere una vita così è proprio da stronzi. E non l'ho nemmeno potuto uccidere perché stavo respawnando. No, questa non mi è piaciuta, Ninja Turtles, non mi è piaciuta per niente. Guarda, gli mancava un colpo. Vabbè. Ok. Episodio 13 terminato. Che è anche il più lungo, tra l'altro. Perché c'è due boss fight dentro. A parte l'ultimo livello. Gli arcinemici perduti. Luogo asteroide vulcanica. Ok. Ok, qui per fortuna sarò la prima parte con l'overboard, ma vabbè. Dobbiamo solo evitare degli ostacoli che ci arrivano addosso. Ecco qua. Tra l'altro l'hitbox è tutta strana. Perché mi sa che conti l'overboard, non il tuo personaggio. Eccoci arrivati. Eccoci qua. Qui mi danno una pizza. Nel caso in cui avessi perso tanta vita contro gli asteroidi. Ecco fatto. Vedi, la pizza a questo punto me la prendo. Però qui mi ricarico anche gli HP. Cioè l'energia, volevo dire. Questi crepano in questo modo. Ok. Abbiamo tre vite. Vediamo di non buttarle via. E forse riusciremo ad arrivare alla fine della modalità arcade. Ok, quattro vite, buono. Ne abbiamo recuperato un'altra, nessuno sa come, però l'abbiamo fatto. Ok, botte da orbi fatte. Oddio, qui arrivano quei mostri infami. Questi, oddio no. Questi sono infamissimi. Guarda. Guarda. Non puoi. Devi avere un tempismo perfetto. Ed anche un po' di culo in realtà. Che non ti attacchino mentre stai attaccando un altro. Eccolo. Mi prego, datemi una pizza. No, non di nuovo questi. Vabbè, vedi. Cioè, stai attaccando uno e ti attacca l'altro. Cioè, sta cosa non ha senso. E poi, vabbè, ho sprecato la special. Io ho perso una vita. Ma questi mostri penso di poter affermare che siano disegnati male. Cioè, non disegnati nel senso... Disegnati... Fatti a livello di design un po' male. Perché non puoi combatterne più di uno insieme. Altrimenti l'altro ti può letteralmente inculare. Guardali qui. Vabbè, qua. Special e addio. Ok. Siamo di nuovo a tre vite. Che sono un po' pochine per arrivare alla fine del gioco. Va bene. Ultra mega combo da parte del nemico base stupido. Dai, andiamo avanti. Ah, qua avrei potuto usarla meglio. Qui abbiamo una pizza. Vabbè, se addirittura saltano storti, la vedo dura, batterli questi. Vai. Dai, esci fuori, mostro. Ok, datemi la pizza. Vai, salta fuori. Niente, questi li elimino così. Voi li faccio fuori in questo modo. Ok. Sapevo che saltava fuori un tizio di pietra da qua. Niente, impossibile colpirli più di una volta. Ok, andiamo avanti. Eccoli. Da qua bisogna allontanarsi un po' e farsi caricare malamente. Dai però, che merda. Ok.
Qui c'è un altro tizio di pietra. Fuori tutti. Ok. Ricordiamoci che è una special, eh. E direi che forse è arrivato il momento di usarla. Sì. Ecco qua. Ah, che botta però. Vabbè. Ok, morti tutti. Allora, qui si può fare una cosa simpatica, ovvero questa. No, dai. Ecco fatto. Però non ha fatto nessun tipo di danno. Uno scam totale. No, ho perso un'altra vita. Niente, qua è anche un po' la stanchezza che si fa sentire, dopo un'ora e mezza di video, di gioco. Non stop. Per questo vi dicevo che è anacronistico non mettere la pausa, non permettere di uscire. Perché, boh. Anche se forse permette di farlo. Non ci ho provato, effettivamente. Torna al menu principale, vediamo cosa dice. Puoi davvero tornare al menu principale, però non dice che perderai o manterrai i progressi. Quindi io non mi fido tanto, sinceramente. Andiamo fin dove le vite ce lo consentono e via. Proviamo una pizza. Anche se non vi nascondo che, insomma, inizia ad essere un po' stanchino. Perché va bene tutto, ma un'ora e mezza così non stop. Tra l'altro di livelli anche molto ripetitivi. Ok, siamo arrivati al boss finale di questo livello. Slash. Tartaruga distorta. Non mi ricordo se fosse troppo difficile questo. Ah, è vero, faceva questa cosa. Però si stordiva subito. Quindi lo puoi legnare. Vai. Niente. No, ho sbagliato. Dai, ho premuto il pulsante sbagliato. Niente, oh. Non ti lascia caricare l'energia. Niente, me lo ricordavo più semplice sto coso. Ok, ora l'ho caricata. Ecco che fa questa cosa, lui. Adesso riusciamo a non perdere un'altra vita contro questo tipo. Eccolo. Niente, mi ha preso lo stesso. Perché fa queste mosse da stronzo. Quando ti mette all'angolo poi diventa difficile, eh. Ora urge usare la special, altrimenti qua siamo morti. Vai, ora o mai più. Ok. Eccolo che parte. Poi fa questa mossa. E noi lo legniamo. Dai, ultimo. Ultimo. Ultima parte. Dai, vai, non può colpirmi se sono qui. Ok. Ok. Abbiamo ancora due vite. Non abbiamo perso vite contro Slash. Però abbiamo perso due vite in questo livello. Pessimo. Ora però mancano solo gli ultimi due livelli. Shredder scende in campo. Però dovremo affrontare in realtà Krang. Stranezza dall'altro mondo. Eccolo. Ok, li ho evitati, nemmeno io so come, questi due. Eccoli che arrivano. Bene. Fuori tutti e due. Ma dai, però questa cosa che brutta. Ehi, fuori. Ecco che ne arriva un altro. Perché giustamente questi sono dei nemici molto interessanti da combattere, no? Quindi mettiamone due. Ma dove cade qui? Ok. Andiamo avanti. Questi posso eliminarli così. Ah, che botta. No, qua devo usare la special subito. Subito. Qui era proprio da usarla immediatamente. E non avrei perso quella vita lì. Qui. Attivo questi. E me ne vado. Ecco fatto, ma... Esplodi pure tu. Boh, crepa. Ma non è morto questo perché è il più forte di tutti.
Ehi. No, dai, mi ha preso. Perdi un sacco di vita sto coso. Ok, crepa. Ricarichiamoci gli HP. Cioè, volevo dire l'energia. E andiamo avanti. Bella pizza qua. Bella pizza e... ancora più belli sti qua che crepano. Via questo robot. Ma dai, non caricarmi mentre uccido il robot, mostro. Ok. Bene, così. Andiamo avanti. Ricarichiamoci la special. E proseguiamo. Oh no. Vabbè. Colpitemi di più, mi raccomando. Eccoli. Spadone. Via. Ah, questo è tosto, eh. Quello con lo spadone deve morire. Tu magari posso prenderti? No. Ok, crepa. Attenzione qui agli spunzoni. Niente. Se fai attenzione agli spuntoni, gli altri due ti caricano. Guardali però come si fermano. Vai, special, qua special. Che sono usciti anche gli altri due nemici. Ottimo. Disintegrati. Qui c'è una pizza magari? Sì che c'è una pizza. Ottimo. No, però. Cosa sto facendo? Ho sprecato una special così, vabbè, per fortuna la posso ricaricare subito. Eccoli che scappano, loro. I dinosauri. Va, special. Frega niente. Era perfetto per uno special. Qua sarebbe stato perfetto in realtà per due special. Ma non ho le barre. Perché non te lo potenziano immediatamente il personaggio qua. E è quello che arriva. Vabbè. Ecco fatto, crepa. Mentre rimani lì sotto io guarda, mi potenzio. Attento. Ecco fatto, crepa. Perfetto. Ma dai, ho preso danno pure io, che schifo. Special, frega niente, special. Oh no, i robottini. Ho dato con la pizza, quindi perderò un sacco di vita inutilmente adesso. Per tirare giù questi robottini di merda. Special. L'unica cosa che posso fare contro questi è special. Quando sono in più di due, tra in più di uno. Ok. Ricarichiamoci e andiamo. Qui, contro chi posso usarlo, il... ah, loro, mannaggia. Niente, oh. Qua serve la special. Ok, fuori uno. No, meglio, meglio, devo farlo. Vai, crepa, fuori due. E fuori tre. Ok. La soddisfazione di ammazzare questi mostri di pizza. Oh no. Qui special, venite un po' più vicini. E vi sarà una bella special in faccia. Ecco fatto. Qui urge uno special, eh. Ok. Ricarichiamoci. Sperando che quello non ci spari in faccia. E andiamo. Riesce da lì? Capitan Ventosa? Davvero? Special. Anche se è un po' inutile qua, devo ammettere, eh. Oh no. Sarebbe servita qui in realtà. Bene, me la lasciano ricaricare, ottimo. Vai, saltate, saltate, bravo. Salta pure tu, salta, 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 bravo. Ok. Bene, cagnacci. Tutti questi cagnacci direi di eliminarli con una special. E abbiamo acquisito un'altra vita, ottimo. Questi ora però è un problema, eh. Mannaggia. Mannaggia. Sto perdendo un sacco di vita contro questo tipo. Ok, special. E qui abbiamo una power. Immediatamente, vai. Una pizza power. E una pizza HP. Perché ora c'è la boss fight. Ed è invincibile, ci tiene a specificarlo.
Aia, otta. Oh, vabbè, vadano pure tornando indietro, che stronzo. Eccolo. Vai, spara ancora. Vabbè, dai, però non puoi sfiorarmi e farmi tutto quel danno. Ecco fatto. Oh, è vero che adesso rimane è invincibile. Devi evitarlo. Bene. Puoi ricongiungerti, per favore, stronzo? Grazie. Aia, botta. Tento quello. Vai. E qua urge la special. Ok, crepa. E io nel frattempo mi ricarico la special. Perché mi ricordo che questo non è la fine del livello. Ci arriva un altro boss ora. Ah, una sorpresa per noi. Ed infatti arriva Shredder. Pronti per la vendetta, giustamente. E ci danno anche una pizza. Ma che gentili. Vai. Ora qui c'è quello vero da trovare, eh? Non è lui. È lui, eccolo qui. Vai, mi ricarico. No, non posso. È troppo veloce lui. Non è lui. Non è nemmeno lui, è questo qui in fondo. Vieni su, mostro. Eccoti. Ma sto perdendo tutta la vita. Ma mi sta uccidendo Shredder. Ma no, ma io. Nella prima volta che ho affrontato questa boss fight, l'avevo fatta strafacilmente in realtà. E forse perché avevo anche tre special cariche. Qui invece. No. Botte. Botte da Orbi contro Shredder. Ok, eliminato. Abbiamo due vite per affrontare l'ultimo livello. Vediamo come ce la caviamo, eh. Dai, eh. E qua possiamo saltare. Se volete vedere la storia, ragazzi, cioè, ci sono gli episodi nella playlist, eh. L'ira della signora, Times Square, tanto storia, cioè, chiamarla storia e fargli un complimento. Eccolo, Statue of Tyranny, fine della libertà. Ok, qua bisogna stare attenti. Vabbè, però sono spirla pure io. Vabbè, qua non doveva colpirmi, credo. Attenzione. A raggio della morte. Fammelo avvicinare. Sto andando un po' troppo. No, 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 qua non va bene. Sai che perderemo perché poi c'è tra l'altro un'altra boss fight dopo di questa molto più difficile. E qui ho perso un casino di vita a caso. Io potevo andare sotto e colpirlo nel frattempo. Tipo qui. Riesci a colpirlo un po'. Forse con qualcuno che abbia più raggio. Puoi tirargli anche addosso i nemici. Invece puoi tirargli addosso e gli fai danno. Eccone che arrivano altri. Però mi sa che conviene in realtà eliminarli e basta. Anche perché tirano la special. Eccolo che torna. Oh no. Ok. Vedete, in realtà è molto semplice evitare questi colpi. Io però sono un pirla. Eccolo che se ne va. Ecco io tipo qui. Forse posso colpirla? Sì, posso colpirla. Posso fare un bordello di danno. Vabbè, che botta però. Ecco fatto, ricaricatemi la special, grazie. Dai. Arrivano altri? No. Ecco fatto.
Vabbè, dai, però non devi colpirmi. Eccoli. Ok, eliminata la statua della tirannia. Ora abbiamo una vita. Una vita per il boss finale. Tra l'altro con quella vita lì, buonanotte. Il boss finale è molto tosto, eh. La statua della tirannia, io ci ho perso una vita contro, quasi due vite, ma era una cavolata in confronto. Eccolo qui, Shredder, che si potenzia, si droga. E si potenzia, diventa Super Shredder. Eccolo qui, schiumanti di vendetta. Ed ora non devo attaccarlo, tipo. Devo solamente aspettare, Armin. Devo aspettare. Questo è come si batte Shredder. Ecco qua. E poi lo si legna quando è così. Via. O lui fa tutte queste cose. Noi ci mettiamo qui. Aspettiamo di morire. Perché alla fine è quello che succederà. Siamo sempre nell'angolo più lontano, non dovrebbe colpirci, esatto. Vabbè, però sono scemo io se ci vado contro. Ok. Quasi due combo, riusciamo a farli. Come vedete però la boss fight è molto... meh. Non è così bella come boss fight. E abbiamo perso la vita. Cacchio! Dobbiamo fare il continuo. E dobbiamo rifare la Statua della Libertà. Però aspettate un secondo, Torno subito. Rieccomi. Vai, riprendiamo. Statue of Tyranny. Dai, dai, andiamo di farcela. Ok, senti qui. Avvicinati, bravo. Però non ci arrivo lì. Avvicinati di più. No, se ne va. Ok, qua si può fare free danno. Una marea di free danno. Ok, torna. Forza, brava. Ok, no. Devo farla avvicinare un po' e poi colpirla. Ecco che se ne va. Ah, ok, questo, perfetto. Posso farle una marea di danno gratis. Guardate quanto danno si prende. Eliminiamo lui. No. Vabbè, eliminiamo chi ci capita a tiro, va. Ecco fatto. Via. Ok, Statua della Libertà eliminata. Abbiamo un po' più di vita, abbiamo tre vite. Quindi dovremmo riuscire a battere il signor Shredder. Posso saltarlo questo? No. Eccoci qui. Non posso saltarlo, ci dobbiamo risorbire il filmatino stupidino. Eccolo Super Shredder. Inizia già a farci subito malissimo.
bene. Ok, qui non dovrebbe colpirci. Perfetto. E mo' andiamo a distruggerlo. Quasi due combo comunque sempre. Non riusciamo ad affarli di più. Noi stiamo nell'angolino e speriamo di non essere colpiti qui. Però si colpisce. Mannaggia. Eccolo che parte. Qua ci colpirà di sicuro, quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo saltare. Ok. No, ma perché sono così stupido? Questa volta solo una combo se non riuscite a farmi, ma perché ho preso danno. Altrimenti non avrei preso. Altrimenti saremmo riusciti a dargli un po' più di colpi. Vabbè, questa cosa. Qua che dash in continuazione. Forse qua non mi prende, esatto. Eccolo. Veniamolo. Niente, più di così non possiamo farli. Sempre stando attenti qui. Ma dai. Dai, parti. Dai, non farle finte. Eccolo che parte. Qui non mi colpisce, sono troppo distante. Ok. Eccolo. Usiamo la special. Vediamo quanto danno gli facciamo. Beh, non tantissimo, a dire la verità. Ora non usiamo la special. Cioè, non ricarichiamoci per la special. Stiamo semplicemente qui e speriamo di non essere colpiti. E vabbè. Vabbè. Poi lui deve rifare tutta sta roba. È una boss fight brutta questa, ragazzi. Non ci possiamo fare niente. È una boss fight brutta. Fatta male. Peccato che sia l'ultima, tra l'altro. Perso di nuovo la vita. Dai. Epa. Metto un secondo in pausa, torno subito. Rieccomi, ci sono. Dobbiamo riuscire a battere questo. È vero, ora lui farà questa cosa. In cui noi dobbiamo battere tutte le sue forme. Non siamo riusciti a batterlo qui, purtroppo. No, questa è proprio una boss fight brutta. Non ci posso fare niente. Non mi piace per niente. Troppe poche finestre in cui puoi colpirlo. Per il resto devi solamente evitare degli attacchi che sono virtualmente non tanto evitabili. Perché c'è l'unica cosa che puoi fare è questa. Vabbè, quindi. Guardalo. Ok, parte. Ed è quasi impossibile evitarlo qui. Non ci colpisce. Ok. Eccolo. Dai, Shredder crepa. Signor Shredder. E poi devi allontanarti subito, appena finisci di colpirlo. Vedete che io evito il colpo. Altrimenti qua è un casino. E qua bisogna eliminare loro. Vabbè, pensavo di passarci sotto, sinceramente, a quella palla. Niente. Dai, crepa. Niente. Ancora un po' di agonia. Ancora un po' di agonia. Qua non ci colpisce, ok. Forse qui non ci colpisce ora. Esatto. Dai, questa dovrebbe essere l'ultima. Ole, finalmente. Abbiamo completato la modalità arcade. Purtroppo con un continua. Unlucky. Avremmo dovuto spendere un altro gettone se fossimo stati in sala giochi. Tra l'altro, se l'avessimo fatto senza continuo, avremmo pure sbloccato un obiettivo. Qui non so se ci sblocca un obiettivo per aver completato la modalità arcade normalmente. Ok. Facciamone andare più velocemente sui titoli di coda perché tanto abbiamo già parlato del gioco nell'episodio precedente. Se volete andarlo a vedere, quello dove abbiamo concluso la storia. Questa modalità arcade non aggiunge assolutamente nulla al gioco, sono solamente i livelli semplicemente senza salvataggi, quindi niente, inutile. Vediamo se abbiamo sbloccato qualcosa, no, ci fa solo vedere la classifica dove noi non ci siamo, unlucky. E niente, andiamo indietro. Teenage Mutant Ninja Turtles, questa era la modalità arcade e questo è l'ultimo video di questa playlist, di questa serie.
Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Dalla Chatspear è tutto, al prossimo video!